Non ci sono parole, esausti. Cudia addirittura, vedete, ancora un bozzo in fronte. Piero, finalmente, la B2. Sembrava un punto della stagione che non era assolutamente arrivabile. Finalmente giunta. 94-91, che vi è successo nell'intervallo? Ma nell'intervallo non si sa bene cosa è successo. È chiaro che queste sono partite nervose, per cui anche avere 7, 8, 9 punti come avevamo non vuol dire niente. La partita, queste spareggi finiscono sempre agli ultimi minuti, perché è la squadra che su e diventa nervosa perché ha paura di perdere la partita che ce l'ha in pugno. Gli altri tentano di tutto per recuperarla e finisce sempre così. Comunque penso che siamo noi più forti, l'abbiamo dimostrato anche stasera nettamente, secondo me. Enzo, onore delle armi, in desabillé, Enzo Santoro, si vergogna un po', Enzo, ne vale la pena dopo questo successo. Onore delle armi alla Fragola, una grandissima squadra che vi ha fatto soffrire fino all'ultimo. Pensiamo che nei 20 secondi finali ha fatto ben 6 punti, nonostante avete già vinto. Vabbè, alla fine non fa storia perché non marcavamo più. Comunque veramente onore delle armi alla Fragola, perché è riuscita a recuperare 10 punti all'inizio del secondo tempo, che non era... Un parziale di 16-0. Sì, merito loro, però anche del merito nostro, che in quel momento non abbiamo saputo tenere fronte alla loro avanzata, perché tutto dovevamo aspettarci. Comunque non la scopriamo stasera la Fragola, una squadra di tiratori, e noi... Grazie alla squadra siamo riusciti a vincere, per il nostro dovere. Grazie, il nostro Rizzo può inquadrare l'aureola di San Cudia. Passiamo intanto a Casale. Casale, spiegaci una cosa, mamma mia che colosso. Casale, com'è possibile che avete quei momenti in tenulla e poi fate cose eccezionali? Ma perché con queste squadre qui non è che si possa giocare magari sempre al 100%. Oggi loro non hanno fatto che giocare sulla rissa, sul contropiede. Magari in questo gioco loro certamente... si trovano meglio nel loro agio che noi, però come ho ripetuto anche prima ai compagni, l'importante è che siamo in grado sempre di riprendersi, ed è una partita importante, ecco, di non sfigurare mai e portare sempre a casa il risultato come oggi. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo che penso che la società lo voleva da tempo e che noi penso che abbiamo sudato per ottenerlo. È una B2 in cui ti vedremo ancora protagonista? Questo non lo so, sarà gli allenatori, i dirigenti a deciderlo. Saranno loro a decidere se il mio campionato è stato positivo e poi si vedrà l'anno prossimo. Non posso intervistarlo di più che mi viene il torcicollo. Il Daily Bobby Show con la maglia, I love B2 e Battipaglia. E passiamo a Ugo Shepherd. Ugo, una vittoria della volontà, ma anche, dobbiamo dire, una vittoria che ci è stata fatta soffrire fino all'ultimo, forse oltre l'inverosimile. Cosa è successo in quei 5 minuti fatali? Ma cosa è successo? Sapevamo che uno spareggio, una partita che si decide in volata, in una partita sola, sapevamo che la potevamo vincere solamente soffrendo. Noi nell'arco di tutto il campionato abbiamo avuto delle pause, oggi abbiamo avuto una piccola pausa, d'altronde fa caldo, ci portiamo tutto lo stress di un campionato e tutto, quindi abbiamo avuto quell'attimo in cui avevamo visto che la partita l'avevamo in pugno, quindi ci siamo giusto un poco rilassati, poi abbiamo visto che facevamo dei danni a noi stessi e quindi abbiamo ripreso la partita in mano. Comunque vorrei dire una cosa molto importante a proposito di questo discorso della concentrazione e della tensione. Se durante l'anno è successo che la concentrazione non è stata mai al massimo, ma per tanti motivi, perché magari per troppa consapevolezza della nostra forza, io direi che in queste due ultime partite i giocatori proprio hanno voluto conquistare la Serie B, diciamo, fare l'allenatore con dei giocatori così come si sono comportati in queste ultime due partite ad Anagni stasera è molto ma molto facile, diciamo. Se durante il campionato appunto c'era stato qualche problema per quel pizzico di deconcentrazione, queste ultime due partite, diciamo che non lo dico per elogiare i giocatori, ma veramente per me allenatore è stato facile, perché loro volevano vincere questo campionato come infatti l'hanno vinto. Modestissimo Ugo. La replica di Rossini, dopo l'intervista l'altro giorno, ha detto: metteremo tutto in questa gara. Tu sei entrato in campo e sei stato di quelli che veramente ha dato tutto, ha dato anche la scossa, anche con gesti ampi di sollecitazione ai compagni. Veramente non volevi ripetere Priolo? No, non è che non volevo ripetere Priolo, è una grande soddisfazione quella di vincere un campionato a Battipaglia con degli amici, e perciò in campo ero consapevole che non potevamo perdere, per noi, per tutta la società, come ti ho detto anche nell'intervista, e anche con tutto l'ambiente che ci ha seguito fino alla Isernia. Ti avevo detto, avevo fatto un appello al pubblico di Battipaglia che veniva a Isernia e ci incitava. È venuto a Isernia e ci ha incitato dall'inizio alla fine.